Se tornassimo indietro. Rifaremmo la nostra scelta. Faremmo il liceo classico. Dormito. Hey là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ally. Io sono Auri. E questo, come avete già letto dal titolo, è un video a tema Back to School. Ormai è dal 17 agosto che stiamo facendo video back to school perché ci piacciono veramente tantissimo e continueremo a farli fino al 17 di settembre. Per cui se non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanella, fate tutto per non perdervi perché sono dei video stupendi. Sono i nostri video preferiti che aspettiamo da tutto l'anno. Esatto. In questo video, come avete già letto dal titolo, parleremo di cosa c'è da sapere sul liceo classico. Sì, con il nostro quadrino fantastico dove ci siamo scritte le cose. Ma proprio dettagli. Classico da liceo classico. Comunque, credo che abbiate capito, facciamo entrambe il liceo classico. Solo che, non dite per favore, siete nella stessa classe, fate lo stesso anno. No, io raga. Devo andare al secondo anno. Io devo andare al quinto anno. Per cui, completamente diversi, vi porteremo anche due visioni. Un po' diverse. Di una che ha fatto già 4 anni o di una che ne ha fatto uno solo. Quindi, raga, ascoltatemi. Ascoltate la zia Aurora. Sempre. E quindi niente, direi di iniziare subito. Ma prima dobbiamo farvi una premessa molto molto importante. Che ho scritto perché sono una persona molto organizzata. Come sapete, penso che ormai la scelta sia stata fatta perché siete dovuti scrivere a febbraio e bla 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 bla. Invece magari se c'è gente che è più piccola dei 2006, questa premessa potrà essere molto utile. Comunque il liceo, secondo me, ogni tipo di liceo, che sia classico, scientifico, artistico, linguistico, ti insegna in realtà non tanto le materie in sé, perché sì, sono importanti, ma secondo me ti dà un metodo che ti servirà per tutti gli studi successivi. Esattamente, un metodo di studio un po' rigido, un po' ferro, che ti devi costruire te nel corso del tuo percorso scolastico. E non è detto ovviamente che noi, avendo scelto un percorso classico, poi andiamo a finire a fare lettere antiche, filosofia. Esatto. No, assolutamente ti no. Dà oltre a insegnarti le materie, poi è ovvio che se scegli liceo scientifico magari è perché in futuro hai intenzione di fare quello, ma non è che sei obbligato, perché ti insegna il metodo che poi tu puoi applicare se si andrà all'università, in qualsiasi università tu sceglierai. E ricordatevi che ovviamente se fate un liceo è un po' indispensabile fare anche un'università, non ti insegna a fare niente se non neanche a pelare le patate. E adesso direi di iniziare con il video. Allora, partiamo dal primo punto, ovvero quando e perché abbiamo scelto il liceo classico. Come abbiamo detto prima, la scuola superiore si sceglie tipo a gennaio o febbraio, bisogna fare l'iscrizione, e quindi prima, circa a novembre, anche a ottobre iniziano gli open day. Esatto, tutti i percorsi organizzati. Alle scuole medie vengono a parlarvi, quindi vi fate un'idea maggiore solida. Infatti da noi sono venuti tutti in aula magna a presentare le scuole, poi io sono andata a vedere gli open day delle scuole a cui ero interessata. Magari faccio solo così anche con l'università. Comunque, io avevo già in mente di fare quella scuola lì. Il mio problema è stato l'indirizzo da fare, cioè all'inizio ero partita con fare un liceo linguistico, sempre al Maffei, solamente che alla presentazione non mi aveva convinto al 100%, non so spiegarvi perché, ma ho sentito che non era quello che volevo fare realmente, e quindi non sono andata prima con la presentazione lì, alla volta dopo sono andata per sentire veramente il liceo classico. E sempre nella stessa scuola. E io ho capito che era veramente quello che volevo fare. Solamente che nella nostra scuola c'è o il liceo classico di ordinamento, o ci sono altissimi potenziamenti, tipo storia dell'arte, comunicazione, matematica, fisica, lingue, quindi veramente tu non sai neanche quale scegliere perché ce ne sono veramente veramente troppi. Quindi prima io il liceo linguistico ho scartato, liceo classico sì, ma quale? Pensavo a quello delle lingue, quindi fare latino, greco, inglese, una seconda lingua straniera, diciamo moderna, solo che la possibilità era solo del tedesco, a me ragazzi il tedesco non mi piace, non avevo voglia di studiare. E poi alle medie facevamo spagnolo, quindi sarebbe stato non un era po'. La mia intenzione studiarlo, la mia prof mi aveva consigliato di andare a sentire il PAS perché molti suoi alunni vecchi erano andati in quell'indirizzo e si erano trovati molto bene. Che cos'è il PAS? È il liceo classico potenziamento area scientifica, ovvero fai fisica dal primo anno e fai più ore di matematica. Anche se a me la matematica non mi piaceva tanto, cioè non è la mia materia preferita, ho detto, beh, perché no, scusami, ti do un buon imprinting, poi magari è una via di mezzo, poi nel futuro avrò delle opzioni valide sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista... È proprio la scuola che mi dice più. Esattamente, quindi mi sono iscritta, non ho mai avuto più dubbi. Io invece è completamente diverso, sono una persona già indecisa di mio,
Poi andava bene tutte le materie alle medie, per cui ero un po', oddio, mo che scelgo. Le professoresse avevano fatto una carta in cui consigliavano a ogni persona singola che scuola potevano andare a fare. A me avevano detto liceo classico, poi mia sorella faceva il liceo classico già da 3 anni, per cui stavo vedendo anche un po' lei come andava. Ma dalla sua esperienza mi ero ripromessa che non sarei mai andata a fare la scuola che andava a fare lei. Ma mai, perché non si era trovata molto bene il secondo anno, eccetera. Quindi ho detto no, no, io no. No. Quindi ero indecisa tra fare un liceo scientifico e un liceo classico, ma stra, veramente stra indecisa, cioè fino all'ultimo. E allora ho detto, vabbè, andiamo a fare quello che fa l'Aurora, che unisce sia classico che scientifico, perché potenzialmente l'area scientifica è classico. E ho detto, vabbè, ce lo togliamo e andiamo a fare uno che incontri entrambe le cose, ovvero liceo classico e liceo scientifico. È per questo che l'ho scelto. In verità io preferisco matematica che storia o italiano. Però mi sto trovando molto bene, sinceramente. Esattamente l'opposto della Alice. Però secondo me, cioè, poi magari vedendo la preparazione che hanno i nostri stessi coetanei, ma che fanno magari meno di matematica, ho detto, ho fatto benissimo. Perché tipo magari nel test ingresso c'è sempre matematica piuttosto che magari, non so, storia, geografia. Sì, sì, per quello anch'io ho detto grazie a Dio che ho fatto il pass e non ho fatto l'ordinamento. Esattamente, perché comunque la preparazione che gli dà è super mega solida. E ovviamente e anche facendo fisica ti apre più la mente, non lo so, è una cosa strana. Devi metterci comunque del tuo perché è un po' impegnativo. Infatti adesso parliamo di impegno e sforzi. Questa frase, liceo classico, ti richiede tanto, ma ti dà anche tanto. È un po' un io ti do, tu mi dai. Dot adesso. Esatto. Basta. Nel senso, devi impegnarti veramente tutto l'anno. Devi stare veramente sul pezzo. Quasi sempre. Quasi sempre, tenerti ovviamente attivo. Ovviamente, scivoloni ci possono succedere. A me sono successi un sacco di volte, mi sono sempre rialzata. I voti brutti arrivano a tutti. Talalice. Comunque non anche a me sono arrivati. Perché è normalissimo, l'importante è comunque dimostrare ai prof che tu vuoi risollevarti e vuoi che farcela. Stai dando il massimo per poter uscire da quel brutto periodo, da quel brutto voto. Comunque sì, si studia tanto durante il giorno, durante la notte. Poi c'è chi preferisce magari fare il pomeriggio, chi la sera, chi la notte. E c'è chi invece studia poco ma va lo stesso bene, che non si sa come, non si sa perché. Ci sono anche questi, ma tanto di cappello, beati loro. Cioè, noi studiamo tanto rispetto ai nostri coetanei che fanno altre scuole. Lo diciamo, è vero, studiamo tanto rispetto a loro. Però il tempo per il sfogo gli amici più o meno lo troviamo sempre. Sempre. Parliamo di orari di studio, come vi abbiamo detto noi studiamo. Adesso Laura farà una panoramica del nostro pomeriggio di studio. Il nostro pomeriggio di studio inizia, noi torniamo a casa più o meno alle 2 e ci diamo un'oretta e mezza di calma e tranquillità dopo una giornata comunque abbastanza frenetica. Esatto, quindi iniziamo più o meno a studiare per un quarto alle 4:15, perché ce la prendiamo molto con calma, diciamo. Sì, non è per di più strong anche alle 3, però sì, esatto. Se magari... Poi dipende, esatto. Se abbiamo sport di pomeriggio iniziamo prima. Insomma, è un po' da giornata. Però più o meno dalle 3:30 prendendola alla larga fino alle 9. Fino alle 8:30 ne siamo sedute sulla scrivania a studiare. Magari ovviamente c'è una pausa di mezzo di magari un'oretta o nel frattempo magari la Alice va a fare esatto, sport. Io faccio tipo 3 volte a settimana, vado dalle tipo 5:30 alle 7:30 a fare danza. Perché... Ora far nuoto, quindi comunque sì, ci sono un'oretta delle pause, ce l'abbiamo anche per le pause. Per... E poi non è che siamo tutto il tempo lì a studiare, facciamo delle pause perché anche noi siamo umani. Però... Il tempo di stare lì a studiarti devi trovartelo quasi tutti i pomeriggi. Poi dipende anche dall'orario scolastico. Cercano di non metterti materie strong insieme perché sennò ti vuoi suicidare il pomeriggio prima. Tipo ad esempio il pomeriggio prima di una verifica di matematica e fisica. Non ti posso mettere anche la versione di greco. Aiuto, no. aiuto, stessa cosa per greco latino. Se tornassimo indietro. Rifaremmo la nostra scelta. Faremmo liceo classico? Io sì. Sinceramente sì, la rifarei 1000 volte, mi sono trovata molto molto bene, ma soprattutto con le materie che sto studiando. Non mi piacciono tutte perché è impossibile che ti piacciono tutte le materie, è letteralmente impossibile, ma la maggior parte devo dire che mi piacciono. Io è molto difficile perché se avessi preso l'Aurora di quinta ginnasio che era disperata sull'orlo di una crisi isterica, avrebbe detto no, cambio assolutamente indirizzo, vado a fare liceo classico normale, non mi impegno così tanto perché alla fine comunque il mio diploma sarà da liceo classico, non da altro. Ma l'Aurora di quinta superiore ormai sta per finire il suo percorso, dice sì, lo rifarei. Però per le basi che ti hanno dato, secondo me, cioè adesso magari sto facendo qualche test d'ingresso, preparazione per l'università, mi sento molto avvantaggiata rispetto agli altri e quindi questo qua lo devo solo alla scuola
che ho fatto, che sto facendo, quindi sì, lo rifarei. Che momento filosofico di sbiga. E niente, il video termina qui. Se avete delle altre domande sul liceo classico potete domandarcele qui sotto. Non esitate perché noi rispondiamo sempre. Comunque avevo fatto anche un video tanto tempo fa in cui sfatavo i miti del liceo classico, se volete andarlo a vedere ve lo lasciamo qui nelle schede. E niente, se non siete ancora iscritti al canale vi ricordiamo sempre di iscrivervi, di lasciare un bel pollice in su. Nulla, noi saluteremo le persone che ci hanno chiesto di essere salutate in un'altra clip, in un altro momento, in un'altra regione. Perché saremo al mare, ma doesn't matter. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ehi, allora il video termina qui. Speriamo tantissimo che vi sia piaciuto. Qui siamo in una clip diversa perché siamo al mare, come anche nei video precedenti. Saluteremo le persone che ci hanno chiesto di essere salutate nel video precedente. Allora, partiamo da Stow. Un bacione. E Mario. Un bacione anche a te. Agnese, un bacione. Diana, un bacione. Amira, un bacione anche a te. Alessia, un bacione. Simone, un bacione. Viola, un bacione anche a te. Desara, un bacione. Raluca, un bacione anche a te. E abbiamo finito. Se volete essere salutate, come sempre, basta commentare qui sotto e noi sceglieremo a caso 10 persone da salutare nel prossimo video, che sarà un altro video tema back to school. E noi ci vediamo giovedì. Ciao!